Ciao a tutti, io sono Eleni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi, come vi avevo promesso tipo 2 mesi fa, facciamo la recensione di Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. Khaled Hosseini nasce a Kabul nel 1965 ed è scrittore e medico afghano, ma neutralizzato statunitense. Questo è il suo primo romanzo, pubblicato nel 2003, ma pubblicato poi successivamente in Italia nel 2004. È stato rappresentato anche cinematograficamente da Mark Forster nel 2007, poi è uscito nelle sale italiane nel 2008. Questa storia racconta di un ragazzo, un bambino, Amir, che ha un amico, Hazara. Hassan avrà un brutto episodio di quando era bambino e Amir non è stato in grado di aiutarlo perché si è cacciato addosso, insomma. Non ha avuto il coraggio di affrontare la situazione insieme a Hassan e quindi poi la loro amicizia è andata un po' a frantumi, o almeno quello che crede Amir, perché poi Hassan insieme a suo padre devono andare via e poi anche successivamente anche Amir e Baba, suo papà, sono costretti ad andare in America. In America Amir si fa una nuova vita, si sposa e cercava di avere dei bambini, ma purtroppo poi non riescono perché non possono avere figli, e quindi poi viene a sapere Hassan in realtà era il suo fratellastro tramite Rahim Khan, che in realtà era un amico del padre che l'ha richiamato in Afghanistan perché stava male e gli ha rivelato questo segreto. Gli racconta di Hassan, della sua famiglia. Anche Hassan ha avuto una moglie e ha avuto un figlio. Purtroppo sia lui che la moglie non ci sono più, e quindi poi Amir riuscirà a ottenere l'adozione del nipote, il figlio quindi. Questo libro non è proprio una grande gioia, anche se alla fine finisce bene, perché Khaled Hosseini ci presenta prima di tutto la guerra in Afghanistan, della povertà degli afghani dopo la guerra, soprattutto del grandissimo dispiacere di Amir nel vedere la sua terra natale distrutta in quel modo, il dolore di Amir quando viene a scoprire ciò che è successo al suo migliore amico, che lo considerava ancora il suo migliore amico nonostante quel pallino del pass. Credo sia un libro pieno di significato. Khaled Hosseini, nonostante tratti temi forti, ha una leggerezza nel scrivere, non lo fa pesare al lettore, anzi dà un grandissimo significato da questo punto di vista. Fa capire veramente tante cose della guerra, delle conseguenze soprattutto della guerra. Ma dall'altro lato l'autore ci presenta anche una grande amicizia, una grande fedeltà, che era quella di Hassan nei confronti di Amir, perché nonostante, ripeto, quell'accaduto passato, Hassan considerava ancora Amir un grandissimo amico, e quindi Amir ha voluto ricambiare questa amicizia, volendo ripagare Hassan, ma soprattutto da un lato chiedergli scusa. Amir si batterà per il figlio di Hassan, per crescerlo bene, per crescere in un mondo migliore, in un paese migliore, dove non c'è guerra, dove magari può andare a scuola, perché Hassan non è andato a scuola, dove non ci sono segni razziali. Quindi può vivere una vita migliore, come l'ha vista lui da ragazzo. L'autore ci farà intendere nel finale che la famiglia di Amir è piena di amore, piena di felicità, di benessere. Una famiglia che dovrebbero avere un po' tutti, diciamo.
Quindi è un libro sicuramente che vi consiglio tantissimo, se non ancora l'avete letto fatelo, perché nonostante sia anche da un lato molto triste, dall'altro è pieno di... se voi l'avete letto, lasciatemi un commento qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se non volete perdere nessun altro video. In descrizione c'è il mio profilo Instagram se mi volete seguire, se no non fa niente. E noi ci vediamo al prossimo video.